Ciao ragazzi e bentornati su questo podcast di Iron Manager. Oggi abbiamo qui con noi un ospite speciale, abbiamo con noi Gaia. Ciao Gaia. Ciao. Gaia è un'atleta dell'Iron Manager Army con la quale collaboro da un po' di tempo. Ho voluto invitarla in questo podcast per raccontare un attimo la sua storia, la sua passione per il fitness, i suoi studi. Gaia sta studiando medicina, ha anche intrapreso un Erasmus, quindi è anche appassionata di viaggi. E mi sembrava interessante coinvolgere Gaia anche proprio in concomitanza con un ottimo miglioramento di composizione corporea che lei ha proprio vissuto sulla propria pelle nelle ultime settimane, uscendo dal periodo di quarantena che, meno male, ci ha visto costretti tutti a stare chiusi in casa e prevalentemente fermi. Quindi anche, diciamo, una condivisione dei consigli e dell'esperienza di Gaia per come ritornare in piena forma dopo il periodo di quarantena. Ora mi fermo perché ho imparato che anche Gaia ama parlare. Sì, E sì. quindi sarà una gara fra i due perché, non so, io parlo parecchio e lascio te parlare perché, insomma, sicuramente più interessante. Vai pure. Sì, allora io volevo partire dall'inizio perché ormai io e te diciamo che ci conosciamo da saranno 5 anni. Sì. Quando ci siamo conosciuti io già avevo iniziato a fare palestra da 2 o 3 anni, avevo iniziato, però ovviamente lo facevo con disinteresse, cioè nel senso il mio obiettivo era quello di cambiare perché mi ero resa conto che nel mio corpo qualcosa non mi piaceva, cioè più che altro che sarebbe potuta migliorare e quindi ti avevo chiesto una consulenza perché io ti seguivo sui social, quindi ti avevo chiesto, ci siamo conosciuti in quel modo. E poi vabbè, tu mi hai aperto un mondo per quanto riguarda la dieta, che io soffrivo particolarmente perché a me piace tantissimo mangiare vario e quindi tu insomma mi hai aperto al mondo della dieta flessibile e poi anche a diversi protocolli di allenamento che io non conoscevo e che ho trovato appunto molto stimolanti, infatti mi sono trovata subito bene, sono cambiata proprio fisicamente tantissimo, infatti tutti mi dicevano, Dio, ma cosa è successo? Sì. E quindi è stato già da subito, diciamo che siamo partiti con il piede giusto. Poi era infatti il mio primo anno di medicina quando ci siamo incontrati e quindi diciamo che io mi stavo approcciando a un mondo diverso sia dal punto di vista della palestra sia dal punto di vista degli studi, che comunque sono studi che richiedono particolare impegno, molto tempo nel corso della giornata. Infatti io tipo studio 7, 6, 8 ore al giorno, quindi anche trovare il tempo per allenarmi è, diciamo, una fine organizzazione. Certo. E quindi diciamo che ci siamo trovati bene anche perché tu hai sempre ben mi sei venuto incontro con le mie esigenze, tipo 3-4 volte a settimana, insomma. Siamo riusciti a conciliare da questo punto di vista. Poi vabbè, adesso c'è stato il discorso della quarantena che per forza di cose, sebbene io sia riuscita a essere sempre costante, perché come hai detto tu, a me piace viaggiare, quindi anche, cioè, poi anche a mia madre e a mia sorella piaceva viaggiare o vari miei amici, quindi ci troviamo spesso a fare dei viaggi, io 2 o 3 volte l'anno me ne parto. Bello. Quindi sì. Quindi poi sono viaggi brevi, quindi anche se in quei giorni magari non riesco ad allenarmi, comunque sono giornate in cui io tendo a muovermi sempre a piedi, proprio per tenermi in forma, perché tu ovviamente parti, sei in viaggio, non ti fai il riso con il tonno da portarti dietro e Sì. capita che mangi, insomma, il cibo caratteristico del posto in cui vai. Quindi Assolutamente. invece che scegliere, diciamo, di prendere la metro, spesso capita che mi avventuro a piedi e devo dire che mi sono sempre trovata bene perché poi dopo una settimana torni e non è cambiato nulla, cioè riprendi senza problemi. Con la quarantena il discorso è stato diverso perché ovviamente, essendo io una persona abbastanza abitudinaria, cioè con le mie abitudini mi sveglio, mi alleno, vado all'università, ritorno, mi faccio la mia camminata serale e poi la sera mi rilasso, quindi diciamo queste sono le mie abitudini. Con la quarantena questo non è stato possibile. Quindi metti una persona a cui piace mangiare, che non si può muovere, che deve studiare, ovviamente un po'. Disastro. Sì, esatto, un po' un disastro. Inevitabilmente perdi peso, poi mettici lo stress, ritieni liquidi, insomma, una situazione un po' improvvisata, anche perché poi perché sono rimasta bloccata nella casa in cui studio, cioè quindi lontana da casa mia e non avevo pesi, ho ordinato le bande elastiche,
ho chiesto il tappetino alla mia coinquilina e ho detto vabbè, facciamo qualcosa. Però comunque allenandomi poi con la dieta giusta, come hai detto tu, sono molto cambiata. In 1 o 2 settimane sono cambiata molto, specialmente come dicevamo prima per l'upper, perché è molto, molto facile da lavorare. Poi a me piace tanto lavorare l'upper, quindi. Sì, no, infatti, e comunque sì, il cambiamento è stato radicale sia per il discorso appunto del sistemare un attimo i tuoi macros e la dieta, ma poi anche proprio per riuscire a trovare il modo di allenarsi anche da casa con insomma, la poca attrezzatura che avevi a disposizione. Poi prima parlavamo del fatto che adesso comunque stanno riaprendo le palestre, quindi sicuramente per il discorso gambe c'è la possibilità di lavorare con maggiore intensità, tornare Sì. a usare i bilancieri perché con le bande elastiche fino a un certo punto, insomma, si può Sì. arrivare. Dopo, ovviamente, anche un paio di manubri o casse d'acqua, insomma, diventano comunque non sufficienti, soprattutto per un atleta, una persona che si allena comunque da un po' di tempo come te. Non Esatto. sei sicuramente alle prime armi, quindi ti basta, diciamo, un po' poca intensità, giusto? Sì, appunto, poi arrivati a un certo punto quello stimolo non ti basta più, quindi devi per forza andare avanti. Infatti se la quarantena fosse andata avanti avrei sicuramente ordinato qualcosa su Che però è internet, qualche introvabile peso. ancora, sai? Cioè, è Sì, esatto, veramente. ma anche perché non arrivano in tempo, perché so che te le Esatto. inviano dopo molto molto tempo, quindi immagino in che situazioni sono trovate molte persone disperate, senza neanche 2 bande elastiche. Io Esatto. nella disperazione sono andata al supermercato a cercare una corda, delle bande elastiche, ma Sì. niente. Però per fortuna adesso le palestre hanno riaperto, quindi non vedo l'ora. Ma anche semplicemente il poter andare a camminare, io mi rendo conto che sono dimagrita tantissimo anche soltanto ricominciando a camminare. Appena hanno riaperto, ci cioè hanno dato la possibilità di fare attività fisica, io mi rendo conto di essere dimagrita tantissimo. Infatti anche i miei amici mi dicevano: Gama, cioè, ma solo io sono ingrassata in quarantena, perché tu sei dimagrita? Io ho detto, veramente non è stato così semplice, Sì, però questo sì. è un punto fondamentale che cerco appunto di far capire anche a tanti miei atleti e atlete, il discorso dell'essere dei bravi camminatori, camminatrici, e tu appunto ne sei la dimostrazione e hai avuto un'ulteriore dimostrazione anche appunto uscendo dalla quarantena, anche quando raccontavi per esempio dei tuoi viaggi che mangiavi ovviamente il cibo del posto, cioè non ti portavi dietro in valigia le proteine in polvere e il riso con il tonno, ma giustamente provavi cibi nuovi, sapori nuovi, cucina locale, però ecco rispetto magari a altri individui che magari spendono la maggior parte del tempo seduti in hotel, tu anche insomma cammini sempre tanto e difatti cioè, molti anche mi dicono ah, torno da una vacanza e in realtà invece di aver preso peso nonostante abbia mangiato fuori dalla dieta ho perso peso perché effettivamente camminare e quindi aumentare se vuoi quella che viene definita NEAT o la termogenesi non dovuta all'attività fisica, contribuisce tantissimo al dispendio energetico quotidiano, perché se ci pensi, cioè anche se uno va in palestra tutti i giorni, è comunque quella, non so, quell'ora, quelle 2 ore al giorno, che comunque, insomma, sono una piccola parte della giornata rispetto alle 23 ore, rimanenti, che ovviamente se uno le trascorre seduto sul divano o su un letto, ovviamente vanno a incidere parecchio su quello che è il dispendio. Se invece, oltre ad andare in palestra, comunque uno si tiene attivo e dicevi prima anche, non so, prendere le scale invece che l'ascensore per andare Sì. all'università o cioè, tu hai queste abitudini che ormai per te sono innate, che però sono fondamentali proprio per tenersi in forma. Sì, ma infatti io penso sia stata anche un po' una scelta consapevole, perché anche la vita universitaria si può vivere in modo diverso, perché comunque è una vita che ti impone quelle ore seduta su una sedia a studiare. Però ci sono delle piccole scelte che possono fare la differenza. Ad esempio, io potevo scegliere di svegliarmi, rimanere a casa, studiare fino alla sera e poi andare appunto a farmi la mia ora, 2 ore in palestra e basta. Invece, ad esempio, già il fatto solo di andare in università
Poi lì ti sposti da una parte all'altra, ti sposti, vai in biblioteca, poi vai lì, poi ti fai le scale invece che prendere l'ascensore, sei al sesto piano, fai quello, fai quell'altro, senza accorgertene ti sei fatta 8.000 passi. Certo. E anche se poi tu quella sera magari non puoi andare a camminare o non puoi andare in palestra perché piove, diluvia, qualsiasi cosa, tu comunque ti sei fatto i tuoi passi e sicuramente inficiano molto su tutto quanto, cioè Sì. sul metabolismo, ma anche bruci un sacco di calorie senza neanche accorgertene. Quindi devo dire che ha fatto la differenza, tantissimo, anche solo il fatto di rimanere a casa è stata una di quelle cose che mi hanno fatto aumentare di peso. Ma ti È giuro molto che importante. quando mi hai mandato le foto dopo appunto le prime settimane che hai seguito il nuovo programma, ho pensato per un attimo che volessi prendermi in giro e che mi avessi mandato delle foto Vecchia. inedite, mai mostrate. Ho detto, ma perché veramente, cioè, è stata una sorpresa positiva incredibile. E mi fa molto piacere appunto sentire parlare appunto del discorso delle camminate, di tenersi attivi, perché credo fermamente in questo. Anche ci sono diversi studi che hanno dimostrato che in realtà è fondamentale anche non passare troppo tempo seduti, proprio per comunque cercare di mantenere elastico l'endotelio dei vasi sanguigni. Quindi cercare magari anche di fare, non so, dei momenti di studio, di lavoro con uno standing desk, o semplicemente utilizzando un tool per sollevare un attimo lo schermo piuttosto che stare sempre seduti. Perché anch'io per il mio lavoro sono molto spesso seduto, mi sono preso una Fitball e adesso praticamente sono seduto, non in questo momento, però nella mia cucina, salotto, palestra di questo piccolo appartamento di Londra. Passo tutte le mie ore sedute su una Fitball, così intanto alleno anche l'equilibrio, gli addominali, e cioè, è un estremo giovamento anche per i miei lombari. Quindi sono tanti stratagemmi che uno in realtà può Sì, adottare. tantissimi, ma anche perché specialmente per le ragazze che magari soffrono di ritensione. Il fatto di stare sempre seduti di certo non aiuta il microcircolo, perché assolutamente no. Infatti io soffro di pesantezza alle gambe, nel senso che ho problemi di microcircolo e tendono a gonfiarmisi le caviglie se sto molto seduta. E per questo, ad esempio, io quando studio tengo le gambe stese verso l'alto per evitare questa cosa, anche perché sennò poi altrimenti mi fanno male. Quando ripeto, tendo a mettermi a camminare in stanza perché fa veramente male, e poi appunto ti rendi conto che aumenta la ritenzione perché il tuo microcircolo, se non cammini, se non lo stimoli, anche semplicemente camminando, va a deteriorarsi ed è peggio. Alla fine bastano veramente piccole cose. Sì. Poi anche bere molta acqua, vero, è seccante, poi devi andare ogni 2 secondi al bagno, però Fai dei passi in pazienza. più. Esatto, passi in più, cammini anche Vai per nel arrivare in bagno più bagno a lontano spruzzarti. della casa, esatto, così fai qualche passo in più. No, è fondamentale, assolutamente. E insomma, mi piace anche appunto il discorso legato al microcircolo. E anche, cioè, ci sono diversi studi che hanno dimostrato in realtà che camminare o comunque tenersi attivi aiuta anche a regolare l'appetito. Quindi molti effettivamente, magari prima di andare a mangiare o di un pasto principale o subito dopo, facendo appunto una camminata, riescono a evitare magari quegli impulsi di fame nervosa, dove magari ti mangi un dolce in più o ti mangi qualcosa in più, perché proprio automaticamente il nostro appetito si regola cercando di essere più attivi piuttosto che stando sempre fermi, immobili, perché siamo effettivamente fatti per muoverci, per camminare, non sicuramente per stare tutto il tempo, così tanto tempo, fermi, immobili, ecco. Sì, ma infatti secondo me è anche un suggerimento per fare una pausa studio, perché ad esempio io mi sono resa conto, nella mia vita da studente ovviamente, queste qua sono tutte chicche, vita di studente disperato, che nelle mie pause tendevo, beh, faccio pausa, che cosa faccio? Di fumare non fumo, quindi non fumo più, ho fumato ma non fumo più. Che cosa Brava. faccio? Mangio, però pur mangiando era, diciamo, non era tanto per la fame ma per la voglia di fare pausa. Quindi ho deciso di studiare con i leggings e il top, così appena faccio pausa vado a farmi una camminata e torno. Grande. E devo dire che mi sto trovando bene, anche perché prendi anche un po' d'aria, quindi. Sì, aiuta anche proprio nello studio a rinfrescare un Sì, attimo, esatto. Brava. esatto. Poi ovviamente io ero anche più stimolata perché, come ti dicevo, io prendevo
la pillola che aumenta la ritenzione, quindi ero anche molto più stimolata, quindi tè verde sempre al mio fianco, acqua 2 litri al giorno, Certo. senza pensarci, appunto per ammortizzare questa cosa che purtroppo non si poteva evitare. Bello. No, sono, cioè, mi piace anche proprio sentire che ormai sono diventate praticamente delle pratiche innate, naturali, che ti vengono spontanee. Bellissima Sì. anche l'idea di studiare già pronta per la camminata, perché così praticamente non hai scuse, o comunque se non puoi uscire perché piove puoi fare, non so, degli squat, o comunque Sì. alternare un attimo il lavoro di mente al lavoro fisico e prenderti una pausa. Sì, Bello. infatti io per la quarantena appunto avevo preso anche la corda, quindi la corda anche quei 5 minuti tu sei distrutto comunque, perché salti, salti, salti dopo 5 minuti, ok, Sì. però già quei 5 minuti servono anche per riattivare un po' le gambe, così poi fanno meno male, ma anche appunto fai un po' di attività fisica, un po' di movimento in poco tempo. Certo. Ed è stata una bella scelta quella di prendere la corda. Certo, ho rischiato di distruggere la mia camera, però ne basta la pena. Grande. No, e poi no, mi piace molto anche questo approccio perché comunque se vuoi è un approccio che non è di quelli estremi, proprio dato dal pensare in bianco e nero, sai, chi magari si ritrovava nella tua situazione dopo la quarantena, cioè il classico pensiero era: ah, adesso appena vado in palestra tutti i giorni, sto là 3 ore, faccio 3 ore di cardio, e c'è proprio un'esagerazione tutta in un verso, quando in realtà, come hai dimostrato anche tu, e non sei la sola perché ci sono tantissimi casi, basta a volte un attimo riprendere delle buone abitudini e semplicemente aumentare il dispendio energetico, quindi fare qualcosa che insomma, camminare non è così stressante o impegnativo, per ritornare in forma e stare bene più velocemente, piuttosto che, sai, a volte può essere anche quasi scoraggiante, perché molti dicono: ah, se non faccio 8 sessioni di palestra a settimana e non mangio solo questi alimenti, tanto vale evitare Non perché fa non proprio. serve, quando in realtà non è assolutamente così. No, no, E no. mangiando quello che vuoi, tornando a fare l'attività fisica normale e camminando, si ottengono risultati in tempi anche brevissimi. Quindi. Sì, infatti, ad esempio, il mio caso particolare è che non amo correre, sono una persona a cui non piace forzarsi di fare le cose, cioè lo farei come sforzo e se non è necessario non lo faccio. Io preferisco camminare di più. Camminare un'ora piuttosto che correre 20 minuti. Quindi tendo a ragionare in questo modo perché lo faccio più volentieri e mi pesa molto meno. Certo. Oppure per lo stesso motivo a me non piace rinunciare alla pizza, ad esempio. Quando le Certo. mie, quando le mie coinquiline prendono la pizza, io dico, oddio, adesso cosa faccio? O vado via e vado a mangiare a casa di una mia amica, oppure più spesso mangio la pizza e il giorno dopo semplicemente mangio meno carboidrati, evito la Brava. pasta e mangio piuttosto un secondo, ma mi sono sempre trovata bene in questo senso. Quindi sì, non mi privo di nulla, ecco. Devo dire che i risultati, come vedi anche tu, ci sono, non cambia più di tanto. Perché anche io per periodi anni fa seguivo una dieta all'ultimo grammo proprio, pesavo ogni singola cosa e devo dire che facendo in questo modo non noto nessuna differenza, anzi sono più tranquilla, Esatto. quindi meno cortisolo, meno stress, più serenità e devo dire che si vive veramente bene e non pesa soprattutto. Certo, ti autoregoli tranquillamente senza dover fare calcoli o pensare: No. ah, ho mangiato quella cosa, quindi devo mangiare meno di questa, di quest'altra. Semplicemente ti muovi un po' di più, mangi quando ti viene appetito. Sembrano cose veramente banali, però mi rendo conto che nel mondo poi del bodybuilding e del fitness siamo talmente concentrati sul calcolare tutto, cercare di controllare qualsiasi singolo aspetto della nostra vita da atleti o comunque da appassionati, che alla fine si vanno a perdere di vista proprio le cose più banali e più importanti, come il camminare e mangiare Esatto. quello che uno vuole, senza doversi scervellare su come far rientrare una pizza. Cioè, per l'amor di Dio, stiamo Sì. parlando di una pizza, non di robe oliose, Esatto, di strafritte, un deep gelato fritto, fried. esatto, sì. Esatto. No, ma infatti io ormai, dopo tutto questo tempo,
non peso tutte le cose, perché appunto essendo molti anni che faccio questa vita e non mi pesa neanche più di tanto, perché appunto è normale, non mi privo di nulla, so più o meno in quell'alimento quanti grassi ci sono, quanti carboidrati ci sono, quindi mi regolo in questo modo, senza dover stare a pesare con l'ossessione, oddio, ho messo troppo formaggio, devo togliere 3 grammi altrimenti I non rientro, no, chicchi di assolutamente. riso, sì. Esatto. O ce ne sono due in più, sì, esatto. Esatto. Oppure se rimangono attaccati alla padella, tu togli Aia. quei grammi. Sì, pensieri da pregara, sì, Sì, no, passati un esatto. po' tutti queste situazioni. Quindi penso che alla fine l'importante sia prendere il ritmo. Poi una volta che prendi il ritmo non ti pesa neanche più mantenerlo, perché diventa appunto naturale, Esatto. e ci sta. E poi anche se ti fai un viaggio ed esci fuori dalla tua routine, recuperi. Poi basta appunto scegliere di non prendere il tram o la metro, visto che ormai le città grandi sono tutte ben fornite di metro, ogni 200 passi c'è una metro, eviti di prendere la metro, risparmi soldi di biglietto e vai a piedi. Esatto, bravissima. E poi tra l'altro noti anche degli aspetti di quella città che non avresti mai notato altrimenti, quindi Assolutamente. è un posto carino. Infatti anche per questo io sono molto stimolata a farlo, a volte anche con la pioggia, con l'ombrello andavo No, e è un bello, po' mi... cioè, è proprio il modo migliore per visitare una città e poi trovare anche, se proprio uno è fissato con il cibo come noi, trovare il ristorante migliore dove puoi fermarsi per fare un pranzo o una cena, perché comunque così riesci a vedere meglio tutte anche le vie più nascoste. Ma il problema è appunto quello, il fatto che comunque siamo diventati ultra sedentari proprio per il discorso della vita moderna e quindi, cioè, se tu pensi, non so, agli aborigeni australiani, loro, cioè, gli uomini sono sotto il 10% di body fat o comunque dei livelli di tiraggio estremo Sì. e non è che hanno le palestre, vanno a fare squat, panca piana, semplicemente si muovono tutto il giorno, cucinano, lavorano, fanno del lavoro onesto dalla mattina alla sera e semplicemente si nutrono autoregolandosi in base a quelle che sono le loro esigenze e quello che è il loro dispendio Sì. energetico quotidiano. Siamo noi che con la vita moderna, con tutti i mezzi pubblici bombardati 24 ore su 24 da messaggi promozionali di cibo, siamo costretti a imporci delle abitudini sane per evitare cioè proprio il tracollo, giusto? Sì, esatto. Ma alla fine basta un attimo riflettere sul fatto che non puoi calcolare tutto, perché tu un giorno magari consumi più calorie di un altro, quindi puoi permetterti di mangiare quel grammo in più, un giorno ne consumi di meno, cioè non si può pesare tutto, anche perché non dimentichiamoci che il cervello consuma energia e quella come la calcoli? Assolutamente. Non puoi contare i passi del cervello, lui No. va Quei e quindi... 130 grammi di glucosio sono fondamentali per uno studente, ma per chiunque alla Sì, fine. esatto. Poi adesso io ho convertito anche mia madre a questo stile di Ah, vita, grande, perché lei fantastico. ha deciso che voleva un po' tonificarsi e lei adesso si sta facendo 10 km al giorno, Ah, wow. perché lei ora sta lavorando in smart working. Lei si sveglia la mattina, va a camminare, si fa i suoi 5 km, poi la Bellissimo. sera va di nuovo a camminare, si fa i suoi 5 km e mi diceva che si sentiva più tonica, comunque Spettacolo. mia madre ha 60 anni. Quindi Grande. questo per dire che non è mai tardi, insomma, uno può sempre tenersi in forma e poi è uno stile di vita che deve essere permanente, cioè è Sì. bello che sia permanente, non è Esatto. che poi arrivo a 40 anni, Mi basta, fermo, cioè esatto. Dai, fa. addio, c'è cioè 50, 60, no, anzi, fa anche bene, ma poi al di là di tutto, anche al di là dell'aspetto estetico, per la salute è molto 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 importante, veramente Assolutamente. tanto, Sì, anche proprio per perché... l'umore, cioè, hai visto uscendo dalla quarantena, cioè, andare anche fuori a fare una camminata che è sostenibile da chiunque, anche chi comunque non ha più 20-30 anni, e poi per l'umore, cioè, anche solo la luce del sole, l'aria fresca, cioè, è tutta un'altra cosa. Sì, ma anche forse per deformazione professionale, comunque il fare le camminate ogni giorno è proprio un consiglio terapeutico che si fa in caso di patologie cardiovascolari di qualsiasi tipo. Quindi anche se io sono giovane, ma ad esempio ho dei parenti che hanno sofferto di aterosclerosi, ictus e qualsiasi cosa, anche a me fa bene iniziare adesso, è proprio una prevenzione Brava. molto utile.
è molto importante. Infatti anche io per questo dico a mia madre fallo, anche se non dovesse magari dimagrire, però lo fai sia per entrambe le cose, sia per la salute che per il resto. Ed è Esatto. importante farlo da subito, perché essere lungimiranti, tenersi in forma già dall'inizio, è importante anche dopo, perché non è che se non sei grasso e sei fortunato, c'è il bel metabolismo, allora puoi mangiare schifezze e fare la vita sul divano. Non è così, perché non è solo l'estetica che conta, ecco. Wow, ti faccio un quadro fantastico, bellissimo. No, cioè, ogni singola parola davvero, cioè, mi è commosso. Sono pienamente d'accordo, e anche appunto il discorso della prevenzione, cioè che non dovrebbe essere solamente un discorso legato all'estetica, come se vuoi, cioè, c'è molto questo focus nel bodybuilding e nel fitness in questa nicchia, ma in primis la salute, e quindi insomma anche attività leggere o comunque non estenuanti come la camminata può apportare innumerevoli benefici sia dal punto di vista fisico ma anche mentale. E poi è una cosa sostenibile proprio perché anche i master athletes o comunque chi ha raggiunto una certa età può comunque farlo e ottenere dei risultati senza a quel punto anche doversi preoccupare troppo del mangiare, perché il mangiare diventa una cosa secondaria, diventa una cosa che facciamo, però non è, cioè, il nostro primo pensiero appena ci svegliamo al mattino. E poi c'è anche il discorso legato, prima dicevi, non è possibile contare tutto, infatti non è possibile contare tutto anche perché non tutti i giorni assorbiamo i nutrienti nello stesso modo, e sicuramente camminare o comunque fare attività fisica, mantenerci attivi, non solo in palestra, può aiutare anche a migliorare l'assorbimento dei nutrienti, quindi stare meglio proprio in generale, quindi Io fantastico. penso che in realtà, lo so che ci stiamo dilungando, ma No, no, un'ultima tranquillo, cosa. non c'è Penso fretta. che la cosa che fa veramente la differenza, sia a livello psicologico che in generale, sia cambiare ottica, perché non bisogna avere l'ottica del breve termine. Nel senso, io faccio questo oggi per essere più magra dopodomani. Non è questo il punto, perché come ti dicevo, deve essere proprio un'ottica a lungo termine, anche, e per questo è importante che sia sostenibile, perché in queste cose la chiave è la costanza. Nel senso, come hai visto, io sono ingrassata in quelle 2 settimane, in quelle 3 settimane, ma sono anni che mi alleno, non sempre non pesandomi le cose ogni giorno, non stando lì a dire, oddio, oggi 2 grissini in più. Cioè, non è quello che ha fatto la differenza. Sicuramente ci sono stati periodi in cui stavo preparando un esame più difficile e per una settimana non mi sono mossa, ma non per quello ho lasciato stare, perché alla fine se tu sei costante, proprio nel lungo termine, il tuo corpo si ricorda, prende quella forma, si stabilisce su quell'equilibrio, quella omeostasi, e poi tende a ritornare a quel punto. E Esatto. poi sarà così anche per il futuro, perché per più anni va avanti questa cosa, e più il tuo corpo lo vede come suo. Esatto, sì, assolutamente. E soprattutto non ti ritrovi a dover andare, non so, dall'osteopata o dover prendere delle buone abitudini anche di attività fisica quando è troppo tardi. Come dicevi prima, è importante la prevenzione, quindi riuscire ad abituare il corpo a queste buone abitudini fin da subito, in modo tale da poterle continuare anche quando hai 60, 70 anni, non ah, adesso ho un problema a livello cardiovascolare, quindi mi hanno consigliato di cominciare a muovermi. No, dovrebbe essere un'abitudine che parte fin dalla giovane età. Esatto, ma anche perché non dimentichiamoci che l'obesità non è soltanto una questione, come ti dicevo, di gusto estetico, in cui si fanno appunto le battaglie, ti piacciono le magre, ti piacciono le grasse, non è quello il punto. L'obesità è Esatto. una pandemia, Esatto. è proprio stata definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come una pandemia. È Sì. grave perché è fattore di rischio di qualsiasi tipo di patologia. Per Esatto. questo è importante trovarsi prima, così uno si trova bello a 60 anni, giovane, fresco, che ti danno 40 anni e non che ti ritrovi a dover fare le camminate, a evitare di mangiare sale, perché ti devi pe pesare il sale e non puoi mangiarlo perché sei iperteso, non puoi Esatto. mangiare una mozzarella perché c'è l'ipercolesterolemia. Insomma, è importante mettere, diciamo, i mattoni per il futuro, anche questo. No, e ti dico, è anche un argomento molto interessante che sto approfondendo anch'io all'università, del discorso dei master athletes o comunque degli atleti o di chi, degli anziani o
diciamo arrivati a una certa età, il discorso che ovviamente le aspettative di vita stanno aumentando, però ovviamente c'è una bella differenza fra arrivare a 90 anni, di cui 30 li fai su un letto d'ospedale, invece arrivare a 90 anni e continuare a fare le passeggiate sul lungomare o comunque continuare a fare un po' di attività atletica o fisica per stare bene. Quindi ovviamente l'impegno della medicina preventiva e di prendere queste buone abitudini è quello di riuscire ad arrivare a 90 anni, quindi di aumentare l'aspettativa di vita, però in condizioni ottimali, piuttosto che metà della tua vita, anche se arrivi a 80 anni, è ovviamente Sì, su un letto d'ospedale. ma anche perché, ti ripeto, l'associazione non è immediata, nel senso non è che obesità è uguale solo a patologie cardiovascolari, come può essere magari appunto un eventuale ictus o quant'altro, malauguratamente facciamo corna, Certo. però è un fattore di rischio per qualsiasi patologia di ogni sorta, una patologia renale, una patologia polmonare, la qualsiasi. Perché è una cosa che per quanto adesso se ne parli rispetto a prima, perché adesso il fitness è ben visto, però secondo me è ben visto più per un'ottica estetica che per quale è la reale importanza di un buono stile di vita. Perché Sì. andrebbero sottolineate queste cose, perché uno magari non ci pensa, oppure appunto si pone un obiettivo a medio termine e lo raggiunge, no? Io sono un ragazzetto un po' sovrappeso, voglio dimagrire per il prossimo anno, per i prossimi 2 anni e ci riesco. E una volta che l'ho fatto, poi mi lascio andare, magari. Cioè, poi mi sposo, ho trovato il mio marito a posto, mi lascio andare. E invece no, perché non è quello il punto. Non è trovare il marito il punto, ma è stare bene, anche in futuro si spera, stare bene e appunto essere meno a rischio. Assolutamente, e spero io, cioè, confido molto, cioè, è brutto ovviamente vederlo in questi termini, però in realtà, cioè, un aspetto positivo, o se vuoi, una silver lining di questa pandemia è appunto anche forse questa maggior presa di coscienza dell'importanza del prendersi cura di se stessi e della propria salute, proprio perché, cioè, pandemie in realtà ne abbiamo già, e l'obesità è chiaramente, come hai detto anche tu, Sì. una pandemia. E quindi ancor più di prima dobbiamo cercare di appunto stare un attimo più attenti a certe cose. È ok mangiare quello che vogliamo, però sempre con moderazione, perché si tratta poi sempre di attuare quella che è l'arte della moderazione che abbiamo un po' dimenticato sicuramente nel mondo occidentale. Abbiamo dimenticato il giusto punto di vista perché ci concentriamo troppo sull'apparenza e meno su quello che è davvero importante. Questo Esatto. penso sia un problema, però Sì. ci si può sempre lavorare. Assolutamente. E come ultima cosa volevo chiederti, so che è un po' una nota dolente, ne parlavamo appunto offline prima, però parlavi appunto di Erasmus, parlavi di Serbia, quindi volevo un attimo, se vuoi, uno sneak peek di una studentessa di medicina in Serbia, come ti sei, dove hai camminato in Serbia, cosa hai mangiato e come ti sei trovata. Allora, io sono andata in Serbia per poco tempo perché appunto poi subito è insorto questo problema del coronavirus. Ti dico soltanto che il primo mio ricordo in Serbia sono io che mi sono ritrovata in una macchina con altre 5 persone e parlavano tutte una lingua diversa. Ed ero io Fantastico. lì da sola in mezzo alla Serbia in questo taxi. Vabbè. Comunque poi niente, ho raggiunto i miei colleghi, abbiamo sbrigato varie cose con l'università e poi appunto siamo andati un po' in giro ovviamente a piedi e ci siamo fermati in vari locali che abbiamo trovato lì nei dintorni, come tutto appunto in Serbia. Io studiavo e studierò, spero, se tutto va bene, se riuscirò a tornare, a Novi Sad, che è diciamo una cittadina piccola, però veramente carina. Poi c'è anche molto movimento, essendo appunto una città Erasmus, ci sono ragazzi che provengono, diciamo, da ovunque. Bello. Quindi capisci che c'è veramente un bell'ambiente. Poi ovviamente vai lì per studiare, quindi bisogna un attimo Medicina, sì. ricordarsi, esatto. Ci dobbiamo ricordare perché andiamoli poi dal punto di vista appunto della medicina è interessante perché lì il sistema sanitario è completamente diverso rispetto al nostro, ma anche la formazione universitaria è totalmente diversa, perché mentre noi in Italia studiamo molta 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 teoria e facciamo una pratica diciamo
un po' marginale, nel senso che anche quando noi facciamo tirocinio e ci troviamo nei reparti, tu diciamo stai a guardare e fai al massimo fai qualche visita, non fai più di tanto, ma anche per una questione, diciamo, legale, cioè nel Sì. senso non puoi fare più di tanto se sei uno studente. E invece in Serbia funziona in modo proprio diverso, lì ti buttano nei reparti proprio. Sì, un po' come negli Vai, Stati vai. Uniti, sì, Sì. esatto. Sì, Come qua infatti tu che. negli esami ricevi proprio una valutazione sia della pratica che Bello. della teoria. E poi c'è anche un rapporto diverso con il docente, perché noi in Italia siamo tanti studenti con un docente, quindi diciamo che quel docente non può venire incontro a ogni singolo studente. Invece in Sì. Serbia è diverso, perché si creano dei gruppi, ad esempio, da 5-6 persone, quindi anche il docente c'è un rapporto più, Bello. diciamo, più dinamico, meno formale, Sì, ecco, sì. vogliamo metterlo in questo modo. E infatti è stata una bella esperienza anche da questo punto di vista, e spero appunto che lo sarà, perché dovrei ripartire adesso. Abbiamo prolungato e dovrei ripartire. Sto dicendo questo che spero di tornare, perché io speravo di fare un Erasmus nei miei 6 anni di medicina, quindi spero di farlo, anche se, come ti dicevo, appunto è l'ultimo anno, il sesto, quindi diciamo che è l'anno in cui noi ci dovremmo scegliere un reparto da frequentare per tutto l'anno, ma a cui chiedere poi la tesi. Quindi spero di riuscire a conciliare entrambe le cose, eventualmente chiedere la tesi direttamente in Serbia. Questo poi si vede. Purtroppo questo Covid è stata un po' una sfortuna da questo punto di vista, ma Certo, infatti. l'importante è la salute, Sì, no, quindi esatto. non lamento. E Però insomma, camminare, e camminare. Quindi è camminare. anche in Serbia camminavi tanto, andavi su e Sì, giù sì, per sì, il sì, sì. paese. Esatto. Sì, certo. Allora, in Serbia è stato un po' più difficile all'inizio, perché essendo che lì ci sono tutte le indicazioni in cirillico, Sì. muoversi a piedi era Ti un problema. perdevi, quindi facevi dei passi in più, Sì, magari. no, ma perché pur volendo leggere le indicazioni erano in cirillico, quindi non si Sì, capiva niente. sì. Fantastico. Però usando Google Maps, insomma, si arriva dappertutto. Ci siamo mossi a piedi, sì. Poi Bene. lì si mangia molta carne, Ah, molta, ok. molta. Sì. Un Quindi è stata po' un po' come in dura Croazia cercare di anche. trovare alternative, Sì, eh? anche in Croazia mi ricordo che sono Sì. stato più volte anche lì, insomma, quei paesi hanno decisamente un consumo molto alto di prodotti di origine animale, quindi sì, però verdura, frutta e verdura la trovavi comunque o facevi un. Sì. Anzi, a dire la verità, lì costava anche molto meno rispetto a quanto costa qui da noi la verdura. Sì. Quindi da questo punto di vista non ci sono stati problemi. Anche se appunto, essendo che lì costa di meno, ad esempio i miei colleghi tendevano a voler mangiare sempre fuori, perché appunto la vita costa di meno, e Certo. quindi puoi scegliere se metterti a casa a cucinare o andare a mangiare fuori, è chiaro che. Sì. Però le soluzioni si trovano, perché ormai io sto cercando di mangiare, cioè io non ho abolito la carne, però sto cercando di mangiare più vegetale, più soia, se sempre per la salute, e poi perché mi dispiace molto per gli animali. Quindi sto cercando di ridurre da questo punto di vista piano piano, d'impatto non riesco. E anche lì. Diciamolo che non ti ho fatto nessun No, lavaggio, no, no, nulla, nulla, che a volte la assolutamente. gente E lì infatti. No, pensa che infatti è faccia stata lavaggi del una. cervello, no? No, no, no. No, infatti io per tutti questi anni ho mangiato carne normalmente, però di recente ho un po' cambiato ottica, ma infatti non te l'avevo neanche detto, l'ho fatto spontaneamente senza neanche dirtelo, perché appunto non è facile, è una cosa che voglio fare gradualmente. Poi, ti ripeto, anche andando all'estero mi rendo conto che volendo le alternative ci sono, quindi anche se vuoi mangiare al ristorante puoi trovare una soluzione meno fritta e meno, Sì, e meno grassa. esatto. Quindi. E, no, e come specialistica, quindi che specialistica hai in mente al momento? Cosa ti Allora, piacerebbe io fare? volevo. Allora, diciamo che con medicina arrivi al quarto anno e non hai ancora idea di quello che vuoi fare. È sempre così. Oppure tu l'hai sempre saputo, arrivi al quinto anno e dici: oddio, adesso cosa devo fare? Perché arriva il momento in cui devi fare una scelta. Io ho sempre voluto fare neurologia, e infatti è su quello che mi sto orientando, è quello il reparto che vorrei frequentare. Però mi è anche interessata molto, specialmente appunto andando a tirocinio, medicina interna, quindi direi una delle due. Però ammetto che potrebbero cambiare le cose nel momento in cui dovrò scegliere. All'ultimo secondo può essere che cambieranno le cose. Non lo so, Certo. anche chirurgia maxillofacciale mi piace.
lo so, però Neuro rimane nel mio cuore, è la mia prima scelta, E hai diciamo, fatto pure un poi. esame anche ieri, quindi è andata bene, quindi alla grande. Sì, un esame di tantissimi crediti, un programma infinito e alla fine ce l'ho fatto, ho studiato un bel po'. In quarantena, sì, brava, Sì, in no, quarantena. davvero brava. Perfetto. Sì, che poi è stato anche più difficile del previsto studiare in quarantena, perché uno dice, vabbè, sei in quarantena che altro hai da fare? Invece no, perché hai l'impressione che il tempo sia dilatato e magari rendi anche di meno. Sì, È importante fare una vita dinamica, è molto è per importante. quello che è ancora di più importante fare delle passeggiate come Sì, break per spezzare un assolutamente po', sì. perché altrimenti è veramente poi, adesso non so casa tua, però qua è veramente, c'è un appartamento in centro a Londra molto piccolo, quindi letteralmente 24 ore passate nella stessa Sono stanza, pesanti. se muori, cioè non ce la fai, quindi Anche bisogna... se io vedo il mare dalla finestra e guardarlo Madonna. senza poterci andare, ho sofferto. Ma io ti Immagino. vedo, sei così vicino. Wow. Però Fantastico. non potevo. Invece Bello. adesso che posso sono molto felice. Mi Immagino. dispiace, Fran. No, no, Vieni in beh, Calabria. io apprezzo dal tuo Instagram, guardo le foto e dico fortunata lei e va bene. Magari quest'estate, dai, su che Sì, no, recuperi sto con un po'. programmando, esatto, una quarantena volontaria prima di vedere mia madre su in provincia di Modena, quindi... Ovviamente come destinazioni più probabili sono quelle del sud, visto il mare bello, quindi chissà che non capiti anche dalle tue parti. Sicuramente se riaprono i viaggi fra le regioni, insomma, voglio trascorrere un po' di tempo in giro per l'Italia, visto che tutti i viaggi che avevo previsto sono un po' saltati sempre per questione Covid, quindi... Secondo me quest'estate ci sarà anche un riscontro positivo, cioè che magari le acque saranno meno Ah, sì. inquinate, quindi ci si può Cavolo. fare il bagno con più serenità. Qua a Londra, cioè, non c'è mai stata un'estate così soleggiata come questa. È veramente, soprattutto quando poi eravamo chiusi o comunque c'erano restrizioni un po' più forti, veramente, Dio, paradossale neanche tanto, però veramente, cioè, così tanti giorni consecutivi di sole non si erano mai visti e quindi, insomma, si spera che anche mare e altre condizioni siano sicuramente migliorate in questo periodo. Sì, e penso che non capiterà per altri anni, perché Assolutamente, spero che non ci saranno altre pandemie, quindi conviene goderselo adesso. assolutamente. Beh, per il momento ti ringrazio tantissimo per la chiacchierata, è stata molto bella. Fa piacere anche, insomma, vedere che nel corso degli anni, insomma, alcuni suggerimenti che ti ho dato li hai incamerati benissimo nelle tue abitudini, altri li hai fatti totalmente tuoi, quindi è veramente bello sentire una ragazza che comunque vive il fitness in questo modo e quindi non è ossessionata, ma riesce allo stesso a ottenere risultati veramente formidabili. E adesso tutti vorranno vedere ovviamente il cambiamento, quindi vedremo magari nelle prossime settimane dimostrare questo cambiamento ragguardevole, perché effettivamente insomma c'è stato, però insomma secondo me, come dicevamo anche durante il podcast, più che focalizzarci sul cambiamento estetico, che è di solito sempre una conseguenza di un approccio mentale e di un cambiamento di altre cose, è fondamentale sistemare un attimo le carte in casa e appunto cercare di cambiare questa mentalità e vivere il fitness proprio come stai facendolo tu, in modo tale da avere, Farlo esatto, proprio, viverlo, questo è esatto. importante. E poi i cambiamenti estetici ovviamente vengono di conseguenza senza neanche doversi preoccupare più di tanto, senza dover salire sulla bilancia Esatto. tutti i giorni, Io non mi misurarsi i peso da non so bicipiti. quanto tempo. Appunto, bravo, esatto. Io non ho neanche comprato la bilancia qua a Londra quando mi sono ritrasferito, Sì, ma quindi... infatti io a casa dove sto sempre in cui studio non ho una bilancia, quindi Guarda. non saprei dirti quanto peso perché non serve. Esatto. No, bellissimo, bellissimo. E comunque vedrò, insomma, di reinvitarti in altri episodi in modo da fare, appunto, chiacchierate magari più specifiche legate magari alla medicina, a quello che stai studiando e via dicendo. Per il momento ti ringrazio Certo, ancora e volentieri. ti saluto. Va bene. Ciao Fran, Ciao, grazie, a grazie presto. mille. Ciao. Ciao, ciao.